Ok, un grande ritorno su Verdun. Per una volta che torno al passato, stiamo perdendo due trincee a zero, quindi fa molto piacere. Comunque sì, bentornati in trincea, ragazzi. Mi mancava un po' giocare Verdun, dopo Tannenberg, eccetera. Sebbene comunque penso il gioco stia leggermente morendo in un certo senso. Tannenberg ha un po' deluso anche le mie aspettative per ora, in termini di giocatori. Però rimane un bel gioco, ecco, soprattutto uno dei, penso, l'unico, tra virgolette, simulatore della prima guerra mondiale, in un certo senso. C'è uno che arriva. Devo ripiegare un attimo, lancio granate. Tra l'altro, ce la stiamo attaccando noi, ce l'hanno appena preso, tra l'altro. Io non so qua se c'è qualcuno, sono addirittura un ufficiale. Vai, vai, apri il fuoco. Devo stare attenti. Però devo dire, Verdun ha un che di figo, cioè, che non c'è. Tannenberg è molto più mappa aperta, in un certo senso. Però Verdun, il fatto che ti costringe alla trincea, secondo me ha qualcosa in più, lo rende molto prima guerra mondiale. Ok, il mortaio ha fatto il suo dovere per ora. Aia. Vai, vai, con lanciafiamme, vai. Seguiamolo. Ma qua vediamo un sacco di uomini. Ho fatto sfonare la mia squadra e ora siamo in tanti. Va benissimo. Urla di morte e distruzione. Da dove? Da dietro, immagino. Ops, non volevo sparare. Però assaltiamo. Non è un buon inizio. Ma come sono rotolato malissimo. Si è bloccato il ginocchio pure. Mamma mia. Comunque, ecco quella, morto come una volta. Ho fatto una kill con mortaio, due kill con mortaio. L'unica cosa che tu non fai con Tannenberg è semplicemente tenere questo gioco però con 64 giocatori. Non dovevano fare altro, secondo me. Proviamo ad avanzare. L'hanno lanciato in mortaio, quindi noi ci muoviamo un po' più sulla sinistra. Oh, la madonna. Ho fatto male. Che sono rimasto in vita per miracolo. Non devo dimenticarmi di far spawnare i miei compagni di squadra, visto che sono ufficiale. Sottufficiale, anzi. Sembrava che fosse una testolina britannica. Ah no, c'è la testolina britannica. Non c'è più la testolina britannica. Dai, forza, dentro. Annaccia, mi ho dimenticato la lentezza entrare diciamo, nella modalità mira. È cambiata la questione. No, ti prego, ok. Difendiamo qui. Occhio ai cecchini. Mettiamo in trincea che è meglio. Lui è morto malissimo, mio dio. Mio dio, gli errori della guerra. Stiamo già perdendo la trincea, fa piacere. Ma sì, ma dove devo metterti per stare al sicuro allora? Maledizione. Morto, spino di sangue in faccia, mio dio. Mi piace questo respawn velocissimo. Hanno diminuito il tempo di respawn? Prima erano un po' illegali in un certo senso. Abbiamo un'intragliatrice. Ah, volevo usare. Là mi sono imbroccato tra il terreno. Sto cifro a parte avevo pensato che l'avevo fatto fuori. Una granata bruttissima che ha ucciso quel povero Cristo. Disattore sta ceppa. Ma no! Eccolo, ha ucciso tre di noi per poi essere infilzato, ma vabbè. L'altro è rimasto fregato anche lui dal filo. Quel filo spinato mi ha un po' rovinato i piani, ecco. La cosa bella è che non riusciamo ad entrare nella nostra trincea. Una cosa bellissima.
Ah! Tra tutte e due ho fatto fuori quello più inutile, il mitragliere doveva piazzarsi. Cercare di rimanere in vita un po' più spesso, un po' più tempo, un po' più di tempo ogni volta. Se no non riescono a spawnare e tutto il team non è beneficio. Ma sta tremando tutto! Questi colpi non li sbagliavo tempo fa, non giocavo più spesso. Maledizione. Non facciamo domande. Sto facendo schifo questa partita. Sì, abbastanza. Ok. Lancio un mortaio in bocca. Guarda quello come vola! Ne uccidi tre con il mortaio. E non quei tre. Volati malissimo. Aia. 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 Ultimo minuto. Cerchiamo di fare più kill possibili. Waffle. Dai, dove sono le vostre teste? Muori. No!